stiamo facendo questo evento fantastico perché è una sorta di risico fatto nella realtà. Siamo tre fazioni che ci scontriamo e dobbiamo conquistare, ognuno ha il compito di conquistare le altre fazioni. Siamo due giorni sicuramente fantastici insieme a tanti amici che vengono da tante parti dell'Italia, non solo della regione Lazio. Simuliamo tutto quello che può essere per andare a conquistare e far arrendere le altre due fazioni, quindi i nemici, con missioni, con particolare intelligence, come se fosse azioni militari, ma sempre per gioco e per divertimento. Siamo alla seconda edizione della Balkanis Room, The Queen Revenge, missione organizzata da due club, uno ciociaro e uno romano, i Good Guys Badlands e gli SBS Software Team Roma. Questa Milsim, come l'anno scorso, raccoglie 300 e più operatori, quindi tanti ragazzi venuti da qualsiasi parte d'Italia. Abbiamo anche club calabresi e la cosa che mi fa molto piacere è che quest'anno ci sono anche molte donne, quindi vuol dire che comunque l'evento piace. Anche se sono soprattutto uomini che praticano questo gioco, ma le donne diciamo che non mancano. E anche se non siamo tantissime, però cerchiamo comunque di aumentare il numero delle donne presenti nel gioco del software. Siamo qui dopo mesi per ricordare il nostro compagno, ma soprattutto amico di squadra, che è venuto a mancare a novembre e insomma da lì non abbiamo più giocato. Però la partecipazione a questo tipo di eventi a noi piace troppo, anche in suo ricordo, in quanto è un'occasione di unione, di aggregazione. Good Guys in Badlands è una comunità che si prefigge come obiettivo quello di unire in maniera virtuale operatori del comparto sicurezza e soccorritori di tutto il mondo. Nel primo anno di vita Good Guys Badlands ha già effettuato 4 mission, donando 2 defibrillatori a 2 reparti dell'esercito italiano, un'idropulitrice industriale e aiutando Mario Vece, l'artificiere della questura di Firenze, che è stato ferito durante la notte di Natale dall'esplosione di un ordigno artigianale.